Claudio Piron, assessore del Comune di Padova, in particolare mi seguo i giovani, la scuola, e sono coordinatore di avviso pubblico regionale. Siamo a Genova per dire a voce alta che non vogliamo nasconderci e non vogliamo mettere la testa sotto la sabbia. Al nord le mafie sono presenti, sono molto presenti da molto tempo, da molti anni, e noi faremo di tutto perché non siano loro ad avere il sopravvento. Il Veneto, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia sono regioni purtroppo non solo infiltrate ma con presenze molto pesanti. Si stanno celebrando processi in questi mesi in tutte queste regioni, ci sono stati comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Sentiamo forte la responsabilità morale e civile, oltre che politica, di indicare ai giovani una via di uscita, di indicare ai giovani la forza di volontà per resistere al malaffare, per resistere alla corruzione, soprattutto la forza di volontà e la consapevolezza che bisogna dire tanti no e pochi sì, i sì alla giustizia, alla legalità, al rispetto delle regole, alla responsabilità verso se stessi prima di tutto e verso la nostra comunità, e un sì all'impegno civile forte sin da giovani, sin da quando si studia e ci si prepara a diventare cittadini, amministratori, speriamo per molti ragazzi, professionisti, imprenditori, impiegati, operai, e fare bene la propria parte. Noi abbiamo il Veneto in questi mesi sulle pagine dei giornali tutti i giorni per problemi molto gravi di presenza delle mafie che stanno portando via le imprese, stanno rubando il lavoro ai giovani, stanno creando situazioni molto molto difficili di violenza, e noi ci opporremo con tutte le nostre forze. Ci stiamo interrogando come avviso pubblico e come comuni di avviso pubblico anche per costituirci parte civile in ogni processo che sarà fatto nei prossimi mesi alle mafie, perché crediamo che questa sia la prima responsabilità, indicare ai cittadini la linea di resistenza e di impegno contro l'illegalità. Però questo deve partire da una forte responsabilità che ciascuno di noi deve sentire come cittadino verso il proprio paese. Solo in questo modo riusciremo ad indicare una prospettiva, un obiettivo ai nostri giovani, perché non scappano dall'Italia, come sta succedendo purtroppo, ma trovino la forza di rimanere con un lavoro onesto, con una professione onesta, per dare un futuro a questo paese. Viva l'Italia!